Cristo Gesù per noi è diventato sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. È la prima lettera ai Corinzi. Questa frase però va inserita nel suo contesto, che è questo: quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione, redenzione, perché come sta scritto, chi si vanti nel Signore. E quindi un pensiero teologico interessante che ci propone Paolo. Dio si distrugge, si umilia, si annulla per donare qualcosa di più grande. Si potrebbe dire che quella debolezza nella quale si manifesta l'agire sapiente e potente di Dio hanno proprio questi nomi che sono evidenziati da Paolo, che sono redenzione, santificazione, giustizia e sapienza. Solo di questo possiamo vantarci. Ma la gloria non è più la nostra, si ricorda Paolo, ma è quella del Signore. Allora, nella parola della croce, nel volto del crocifisso, si rivela la gloria di Dio. Per il credente questa gloria si manifesta anche nella sua debolezza, nel peccato, nel perdono, nella compassione, nel dono di sé. Soltanto in questa dimensione di testimonianza cristiana si può vanificare la stoltezza del mondo.